Credo che sul pragmatismo non possiamo che essere, no? Tutti d'accordo. Io un dubbio ce l'ho su quello che hai detto per gli enti locali, insomma, perché questo diventerebbe un elemento di concorrenza tra pubblico e privato. Però quando io ho un ente locale che paga il suo disavanzo con le tasse, è un'impresa, quindi è l'ente locale che è finanziata dalle tasse, sta tranquilla. E il privato che invece deve ricorrere al mercato dei capitali, la differenza c'è e quindi la concorrenza come può esserci? Uno dei due è certamente in posizioni diverse rispetto. Io, ecco, sugli enti locali non io ho già avuto Posso il darti una problema risposta? Posso dell'acqua. provare a darti una risposta? Sì. No, la mia opinione non è che ci debba essere concorrenza tra l'impresa municipalizzata, ex municipalizzata, perché non ci sono più, e le imprese private. La mia idea è che, proprio perché nella logica, diciamo, federalista, che animava poi Einaudi, quindi l'autonomia degli enti locali, eccetera, l'idea è che a me sembra che ci debba essere un'autonomia dell'ente locale di decidere come gestisce il proprio servizio. Dopodiché ci debbano essere dei limiti al modo in cui poi questa sua decisione viene esportata al di là del suo mercato specifico. Allora, se noi consideriamo qual è il problema, diciamo, che c'è oggi con le imprese con le imprese a partecipazione degli enti locali. Il problema della partecipazione, il problema è che queste imprese hanno un affidamento diretto in quanto se un ente locale partecipa al patrimonio di queste, al capitale di queste imprese, allora diventa Sì. controllante analogo e quindi può avere l'affidamento diretto. Ma questo significa che 10, 15, 20 enti locali possono partecipare nel capitale di un'impresa che per questo ha l'affidamento diretto in ciascuno degli enti locali. Questo sì che è anticoncorrenziale. Ma se il comune di qualsiasi comune, di Firenze piuttosto che di Lodi, decide di gestirsi direttamente tramite un'impresa in affidamento il suo servizio e non il servizio di altri comuni, a me sembra perfettamente logico che se lo faccia. Noi siamo oggi guidati invece da un'idea che se decide di farselo deve giustificarmi che non si può fare in nessun altro modo. Questo è No, dal questo no. 2008 che le Questo no. normative sugli enti locali prevedono questo e normalmente la Corte No, Costituzionale ha dichiarato. non è questo che vedo. No, la mia Questo era idea quello che volevo dello Stato dire. minimo, la NOSI, che quindi l'ente locale meno fa, meglio è. Insomma, Ah, questo è. Va bene. Abbiamo altro da dire? Vogliamo chiudere questa? C'è il pubblico presente che ha domande, commenti. Ecco. mi dispiace se vi rubo del tempo prezioso, grazie. Proprio per il pragmatismo einaudiano che è stato richiamato dal professor Teodori, volevo porre una questione molto, molto semplice, cioè un'applicazione, un esercizio ai nostri discussant su come Sì, potrebbe essere grazie. applicata una posizione einaudiana su due temi. Chi vuole rispondere sull'uno o sull'altro? Il primo tema è quello della riforma della RAI. Cosa ne direbbe oggi Einaudi? E il secondo tema, forse un pochino più scivoloso, ed è quello di operazioni come l'operazione che è stata comunicata qualche giorno fa sulla Pirelli, che è un'azienda privata e fa quello che vuole. Però c'è stata un'operazione analoga fatta dalla Cassa Depositi e Prestiti, per la quale credo che molti di voi la conoscono. In ogni caso, un pezzo della rete italiana di infrastrutture, del gas, della rete elettrica è stata ceduta a un'azienda nazionale cinese. Il 25%. Allora, Einaudi in operazioni di questo tipo, come si sarebbe posto? Cosa avrebbe detto? Avete 3 minuti di tempo ciascuno. Io rispondo con una battuta. Tutte le operazioni intellettuali astoriche non hanno alcun fondamento, perché una cosa può essere il monopolio della RAI nel 1950, una cosa è il monopolio della RAI nel 2010. E quindi tutte le cose vanno viste nel loro contesto e vanno viste
nelle dimensioni di diminuzione o di aumento del tasso di libertà nel loro specifico settore. E quindi è un assoluto esercizio che fa torto ad Einaudi, perché Einaudi è l'uomo che, soprattutto nell'ultimo periodo, agisce nell'Italia del dopoguerra, che è una cosa con un certo tipo di caratteristiche, che ha bisogno di certi impulsi e via di seguito. E metterlo a agire oggi, a rispondere a delle domande sull'oggi, non ha senso, non ha senso. Io quindi sarebbe stato contrario. Non lo so, sarebbe stato contrario. Contrario a cosa? Ma, a tutte e due? Sia alla Pirelli, no, sia... No. Alla RAI, io anni fa ero favorevole, sono stato favorevole alla nascita della concorrenza di altre reti, ma il problema della RAI oggi principale non è quello della concorrenza o non concorrenza, certo è anche quello, è il problema dell'intreccio con la politica o meno, che è un'altra questione, è una questione completamente diversa. E lì è appunto... Sì, adesso, ma il problema centrale della RAI oggi, visto che c'è una concorrenza, c'è un secondo gruppo, siamo in un duopolio, non è più quello della concorrenza, secondo me va smembrata e via, ma è quello di come questa cosa, che ha un impatto enorme sulla cultura pubblica italiana, come la si sottrae, come si minimizzi l'intreccio col potere politico. Questo è il punto cruciale per un liberale, non è quello se aumentiamo la concorrenza o diminuiamo la concorrenza. Certo, aumentare la concorrenza fa bene a tutti quanti. Scusate, ma un richiamo... No, mi sembra molto saggio, diciamo, come orientamento quello di Massimo. Poi uno può, sulla RAI, non ho più pallida idea, punto, mi sembra che il principio generale, immagino, sarebbe stato quello finale. Poi sulle singole, poi però penso che poiché Einaudi era un liberale, pragmatico ma liberale, si sarebbe, diciamo, orientato a esaminare prima le questioni e poi a dare una sua valutazione coerente con la... Allora vediamo un attimo rispetto... La RAI la metto da parte perché ha risposto Teodori. Ma vediamo la Pirelli e gli altri due casi che tu ci hai proposto. Allora, io prima di venire, diciamo, in occasione di questo incontro mi sono anche guardato un po' di altre cose. Per esempio dallo scrittorio del Presidente, le sue posizioni riguardo... i trattati di liberalizzazione del commercio che ovviamente venivano negoziati subito nel dopoguerra, il trattato con l'Unione Sovietica. Mi sembra difficile pensare che Einaudi avrebbe obiettato all'acquisizione del capitale di una impresa che opera sul mercato da parte di un soggetto che opera nell'ambito dei mercati internazionali. Può essere che avrebbe trovato... Avrebbe avuto quindi questa come mia impressione, poi naturalmente stiamo facendo un esercizio con i fantasmi, quindi non possiamo, diciamo, dare altro, diciamo, con qualcuno, no? L'altra questione riguarda invece la questione di una partecipazione a un sistema di rete. Io penso che sarebbe abbastanza, diciamo, in un mercato molto evolutivo in cui le strategie possono essere dominate, possono essere guidate da idee di integrazione europea o meno, forse avrebbe esaminato concretamente i pro e i contro di un'operazione di questo genere, in cui in un contesto in cui c'è probabilmente una dinamica di mercato di integrazione europea importante, in cui allora può diventare importante chi è che gestisce questo sistema di integrazione di una risorsa che in fondo è una risorsa localmente monopolistica e tendenzialmente monopolistica anche a livello europeo. Anche la BCE. Eh? L'abbiamo anche integrata BCE a livello europeo. Eh sì, però... sei d'accordo, no? Mi sembra. Questo siamo riusciti ad arrivare a quello, quindi... No, ma io... concordo appieno sulla Pirelli, non riesco a immaginare
come si possa dire, dopo aver chiesto investimenti di capitale in Italia. Qualcuno ieri all'IRI ha detto sì che bisogna difendere l'italianità e che chi compra in Italia è pronto poi, una volta che le cose vanno male, a chiudere a casa nostra e a salvare a casa sua. Io credo che però, sì, è il mercato questo, chi la tiene in piedi la società che non va bene? Le nostre tasse, almeno quello la chiude. No, non lo so cosa direbbe, però sappiamo una cosa, la RAI con la proposta di formulazione dell'articolo 41 di Einaudi sarebbe stata incostituzionale, non si sarebbe potuta fare. Certo. Certo. Quella proposta avrebbe reso impossibile il monopolio RAI, non so se poi di fronte al monopolio RAI avrebbe cambiato opinione, però non lo avrebbe reso possibile. Secondo passaggio, la dico brutale, nel dopoguerra il take-off italiano è fatto da una cosa, dal fatto che questa economia viene messa nella competizione globale. Questa scelta, che è una scelta di grandissima rilevanza, è una scelta einaudiana, lo possiamo dire con franchezza. De Gasperi non aveva le idee molto chiare su questo tema, era un grande statista, ma non aveva le idee molto chiare, l'aveva molte chiare Einaudi, e quella scelta fu una scelta decisiva. Non so cosa, ecco, cosa vuol dire apertura agli scambi, che si comprano e si vendono cose, questo vuol dire, sostanzialmente questo vuol dire. Prego. Sono Alessandro Massari, sono un assiduo frequentatore di questi consessi, nonché un militante radicale. E approfitto per fare tre domande emergenti dai vostri, dalle vostre come dire, discussioni dottissime, mirando a tre specifici punti. Se poi volete rispondere su tutte e tre mi fareste felici, ma comunque chiedo a Massimo Teodori, che ha messo in evidenza il pragmatismo di Einaudi. Eppure Einaudi nel suo esilio svizzero scrisse una voce bellissima sul liberalismo, definendolo come opzione morale. Per Einaudi il liberalismo, più che una tecnica di governo dell'economia, è una scelta di tipo filosofico, come d'altronde l'economia, perché nasce grazie a pensatori filosofici. Volevo chiedere invece a Daniele D'Amico una cosa un po' più complessa, perché io sono radicale, ho materialmente partecipato alla stesura del nuovo articolo 81 della Costituzione, in cui abbiamo chiesto il pareggio strutturale di bilancio, esattamente quello che diceva lei, quindi con la correzione del ciclo e non un presunto equilibrio che è inserito nel testo, quando, nel testo dell'articolato, quando la legge invece è nominata pareggio, quindi senza riuscire a identificare. Ma quello che volevo chiedere, Einaudi aveva sicuramente una nozione dell'equità intergenerazionale, contestò l'equivalenza ricardiana perché riteneva che l'equivalenza tra imposta e tasse fosse legittima nell'arco della vita del soggetto a cui era riferita l'imposizione, non se i frutti di un bene consumato oggi fossero trasferiti nei costi, benissimo. E così come il quarto comma, lui sosteneva benissimo che i debiti non sono risorse. Insomma, sempre radicali, De Vito e Marco, Maffeo Pantaleoni, che ebbe anche la bontà di definire la bontà delle leggi appunto frutto dell'intelligenza media del Parlamento. Ci sono radicali antiche, che passano anche per Marcello Crivellini, nel 1980 fa una proposta per limitare al 10% il ricorso al debito, perché il debito non è una risorsa. Ma a questo punto però non è solo il Parlamento che va alla ricerca dell'elettore mediano e quindi considera il mercato politico la stregua del mercato economico. C'è anche una Corte Costituzionale che ratifica una tesi di Onida e fa sì che la copertura delle spese per soprattutto la spesa ordinaria fosse possibile facendo ricorso in maniera continuativa alle spese in debito, falsificando il pensiero keynesiano, perché lei stesso lo ha detto, Keynes era cosciente del fatto che prima o poi si sarebbe dovuto rientrare dal debito, salvo non considerare solo l'anno solare come anno di riferimento per il bilancio. E riguardo le misure non convenzionali, volevo chiedere il ruolo svolto da Einaudi prima del piano Marshall e le misure non convenzionali da lui prese come Presidente della Banca d'Italia per interrompere la drammatica inflazione che l'Italia subiva e per convincere gli statunitensi che De Gasperi aveva un uomo all'interno del suo gruppo di governo che avrebbe saputo governare l'emergenza e ripristinare una società di mercato.
Invece lei, professor Pera, sicuramente c'era un favore da parte di Einaudi di un'imposta patrimoniale, tanto che è stato recentemente ristampato questo suo scritto perché era stato proposto, ma lui lo considerava chiaramente un'eccezione se fosse funzionale al ripristino di determinate condizioni, non quindi come condizione ordinaria dell'imposizione. Ma quello che le voglio chiedere, lei ha parlato giustamente di un pensiero einaudiano che è stato ripreso dall'Unione Europea, non importa che il gatto sia bianco e nero, non importa che l'impresa sia pubblica o privata, ciò che è importante è che sia garantita la gara, quindi l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio reso al pubblico. Ora, siccome Einaudi fu tra i primi a cercare di coniugare l'eguaglianza delle condizioni di partenza socialiste con la possibilità di emersione del merito dei migliori come liberali, secondo lei, oggi che tutti parlano di meritocrazia, ma siamo intrisi di familismo morale, come riuscire a realizzare la bella utopia einaudiana in una società che probabilmente è peggiore dei propri rappresentanti? Grazie. Dobbiamo dare delle risposte. Dobbiamo dare. Rinviamo a un seminario futuro. Bravo. Dobbiamo dare delle risposte più brevi delle domande. Perché no, ma sono state molto belle queste domande, però forse troppo. Chi risponde? No, a me c'è una domanda. Vuoi rispondere? Una risposta breve. No, ma sul liberismo. No, ma autorizziamo una risposta breve. Io che sono un anti dogmatico e anti ideologico per natura, non mi piace restringere il problema del liberalismo all'aggettivazione morale, perché poi possiamo allora discutere liberalismo istituzionale, liberalismo politico, liberalismo economico, e sappiamo che la letteratura e soprattutto la storia più della lettura è sconfinata in questo termine, e quindi non fermiamoci a un singolo aggettivo che poi dipende anche dall'attitudine personale a attribuire a un certo filone di idee una determinata connotazione. No, velocemente. E soprattutto quello mi interessava durante la sua fase della Banca d'Italia. Restringo la domanda, visto che è stata talmente ampia a questa fase. Però non allarghiamo ulteriormente. Perché... Quindi non l'articolo 81, il ruolo di... l'articolo 81 magari. Einaudi in Banca d'Italia per porre freno all'inflazione. Beh, insomma, quello è noto, diciamo, la discussione su quello è un'altra questione, la discussione è un'altra storiografica. La discussione è che qualcuno sostiene che l'inflazione fu accettata da Einaudi per ridurre il livello del debito. Io non mi ha mai trovato convinta questa cosa, però insomma sicuramente la responsabilità, la chiarezza con cui Einaudi vede la necessità della stabilizzazione e la determinazione con cui persegue la stabilizzazione, l'esperienza che fa del fatto che l'inflazione è una brutta bestia, quando tu lasci libera la bestia dell'inflazione puoi rientrare, una cosa molto costosa, quindi lui ha ben presente i costi che comportano quel processo di rientro dall'inflazione. Sull'articolo 81, la questione era, a me pare abbastanza semplice. Avete presente il vecchio articolo 81, diceva le Camere approvano i bilanci. Dopodiché ogni legge che comporti maggiori spese deve essere coperta. Ora, l'interpretazione che ne dava Einaudi era: approvare un bilancio vuol dire che si bilanciano entrate e uscite, quindi il bilancio deve essere in pareggio, salvo che non necessariamente nella dimensione annuale, diciamo, e il resto seguiva. E aveva un senso, è chiaro? Quindi bilancio in pareggio, salvo oscillazioni legate al ciclo, alle guerre, e il resto lo deve finanziare tutto. L'interpretazione che è stata data poi è stata un'altra. Approvare il bilancio non vuol dire che debbono bilanciare entrate e spese, quindi non c'è limite quando approvi il bilancio a quanto deficit puoi fare e quindi quanto debito. Secondo, interpretazione della Corte Costituzionale, come lei ricordava, che a un certo punto disse: ma cosa vuol dire trovare i mezzi per farvi fronte? Anche l'emissione di un bot è un mezzo per far fronte. È chiaro che l'articolo 81 è stato fatto fuori, non a caso abbiamo il più grande debito pubblico del mondo, diciamo, uno dei più grandi, diciamo. Perché tutte e due sono state travolte, ma anche cioè l'interpretazione einaudiana è interessante perché lui dà un senso a quell'articolo 81, perché altrimenti che senso avrebbe dire devi coprire durante l'anno, ma a inizio anno puoi fare, quando approvi il bilancio puoi fare tutto quello che vuoi, non avrebbe senso. L'interpretazione einaudiana, faccio io una domanda, nei lavori preparatori della Costituente
chi è l'inventore dell'articolo e qual è la discussione, perché bisogna andare a vedere le regole. Io l'ho guardato, io francamente non, questo è un tema. Lui e Banoni, la discussione lui e Banoni. Non è sua la formulazione. L'interpretazione dell'articolo è guardato anche rileggendo La discussione in Assemblea Costituente sull'articolo 81, su questi punti è non c'è nulla. Non chiarisce. Molto ristretta la discussione, e Einaudi non interviene in aula, per esempio, sull'articolo 81, quindi non c'è una vera. Interviene Mannoni, ma non c'è un intervento di Einaudi. E su questo punto, come interpretare? Cioè, l'interpretazione che lui dà nel 48, nella lettera appella al ministro del Tesoro, lui presidente della Repubblica, scrive il 13 dicembre, mi pare, del 48, appella, questa è l'interpretazione che io do. Quella interpretazione non solo Einaudi, per la verità, non l'aveva data in sede di Costituente, ma in secondo luogo nessuno l'aveva data in sede di Costituente, perché una vera interpretazione dell'articolo 81 non c'è nel dibattito sulla Costituente. Mi perdoni, però la prima legge rimandata alle Camere fu per violazione dell'articolo 81 proprio da parte di Einaudi per le coperture di un aumento di dipendenti pubblici, di lui lì ebbe modo di spiegarsi con... Sì, però sto dicendo, in sede di da Costituente, no, quella interpretazione non c'è negli atti della Costituente. Ma invece ci fu un'operazione antipatrimoniale in quel periodo. Il cambio della moneta ha fatto fallire. Perché probabilmente quello sì, quello lo voleva scolcimato il Partito Comunista, il cambio della moneta fu fatto fallire e questo impedì che ci fosse la patrimoniale. Grazie per averlo ricordato. Questo sì. Anche, oddio, la patrimoniale. La patrimoniale ci fu. Sì. C'era già stata. C'era già stata, no, ma quella era un'altra. No, c'era già stata tramite l'inflazione. C'era già stata tramite l'inflazione. Come oggi c'è con la IVA. La professora, una domanda semplice: come coniugare meritocrazia e familismo morale? Ma dunque, sul familismo. Allora, prima di tutto, io non sono del tutto sicuro che Einaudi sarebbe stato necessariamente neutrale, diciamo, avrebbe aderito all'approccio dell'Unione, del Trattato di Roma sulla neutralità della proprietà. Non ne sono del tutto sicuro, nel senso che mentre certamente era favorevole al pluralismo di forme organizzative, di forme partecipative, quindi certamente non necessariamente, diciamo, aveva una profonda diffidenza per l'impresa pubblica in quanto gestione burocratica, eccetera. Quindi in fondo lui vedeva gli aspetti partecipativi. Infatti, detto questo, diciamo, la logica, quello che anche nel sistema del trattato dovrebbe consentire, diciamo, la prevalenza del merito è ovviamente la concorrenza del mercato, un po' dappertutto. Quindi il punto è che questa concorrenza del mercato dovrebbe essere a tutti i livelli, no? A livello del mercato della proprietà, a livello del mercato della produzione, a livello, diciamo, della partecipazione. Io credo che questa ricetta molto semplice sia una ricetta in un contesto normativo che lo consenta e che sia sufficientemente chiaro, perché poi questo è il secondo aspetto, sia una ricetta che nel suo indirizzo generale resta sempre valida, diciamo. Per questo penso anche che Einaudi, diciamo, anzi, per questo Einaudi era anche favorevole non solo ai monopoli, diciamo, alla razionalizzazione dei monopoli, ma anche a promuovere la concorrenza laddove, a tutelare la concorrenza laddove questo fosse possibile. Per il resto, diciamo, forse bisognerebbe insegnare il codice della strada nelle scuole elementari, in maniera che, diciamo, lì sia, no? Chiedere raccomandazione per un, esatto, precisamente, far capire che non bisogna passare col rosso, non bisogna parcheggiare quando c'è il divieto di sosta, eccetera eccetera. Queste sono cose normali, in caso dovrebbe essere, se fosse stato italiano avrebbe scritto le stesse cose probabilmente. Okay. Non ci sono altre domande? Io ringrazierei gli oratori, che credo abbiano soddisfatto ampiamente le aspettative dei presenti. E speriamo di poter ripetere. Ma non posso.